Radio Radicale con Giulia Grillo, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, per parlare della nota di variazione varata ieri dal Consiglio dei Ministri per diciamo, sostenere le banche. Il Parlamento è chiamato a votare questa nota di variazione con una maggioranza particolare. Quali sono le sue valutazioni, onorevole Grillo? Che questo è il regalo di Natale del governo Renziloni, perché le responsabilità sono tutte di Renzi. Renzi ha voluto giocare praticamente con la vita degli italiani per 3 mesi, stando dietro a una riforma costituzionale che nessuno voleva evidentemente. Ha fatto delle cose assurde, ha messo la data del referendum a ridosso della legge di bilancio, poi facendo i capricci, quindi battendo i pugni sul tavolo, si è dimesso, facendoci votare una legge di bilancio con la fiducia al Senato, dove non è stato possibile fare delle modifiche, e poi adesso a 20 giorni dalla votazione, a 10 giorni dalla votazione della legge bilancio, vengono a dirci che dobbiamo dargli a scatola chiusa 20 miliardi di debito pubblico. Per cosa? Per salvare MPS, quando è da giugno che loro stanno facendo i piani di JP Morgan. Quindi noi siamo indignati per questa irresponsabilità, incompetenza e incapacità di questo governo come di quello precedente, e glielo faremo notare in tutti i modi, e ovviamente decideremo le nostre azioni politiche di conseguenza. Chiederete dei chiarimenti, diciamo, siccome questa è una procedura che è anche un piano di rientro per il maggior indebitamento, voi aspettate di vedere un po' le carte? Sì, andiamo oggi in audizione in commissione congiunta Camera e Senato col ministro Padoan, cerchiamo di capire come vogliono spendere anche questi soldi, perché in questo momento ci hanno solo detto che vogliono 20 miliardi che saranno nuovo debito per i cittadini italiani. Quindi dobbiamo capire come li vogliono spendere e come intendono salvare anche effettivamente i risparmiatori, senza fare pagare ancora una volta a loro, dopo che già stiamo pagando con questi 20 miliardi. E volevo chiedere un'ultima cosa per quanto riguarda la maggioranza qualificata che sì, è necessaria per passare. Sì. Ecco, le volevo chiedere, lei si aspetta dei compromessi su questo, degli accordi incrociati, oppure... È possibile che al Senato lo facciano, perché hanno una maggioranza, alla Camera no, perché hanno una maggioranza schiacciante, al Senato è una maggioranza assoluta, quindi immagino che dovranno trovare qualche espediente, perché la voteranno con ogni probabilità domani pomeriggio, mentre noi votiamo alla Camera domani mattina. Quindi adesso vedremo alla prova dei fatti cosa riusciranno a fare. Bene, la ringrazio Giulia Grillo del Movimento 5 Stelle.